Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ricordiamo oggi il Santo Vescovo Josaphat, martire. Nel 1500, nato in Ucraina, ha molto lavorato per l'unione tra i cristiani di Oriente e di Occidente, pagando anche con la propria vita. San Josaphat ci riporta in quel luogo da dove è arrivata ieri l'icona che accogliamo oggi della Vergine di Częstochowa, la Madonna Nera. Ecco, in compagnia della Vergine Madre di San Josaphat vogliamo vivere questa celebrazione per rinnovare innanzitutto dinanzi a Dio il nostro desiderio di conversione, pregare per l'unità dei cristiani, essere testimoni di quella fede in Cristo Gesù, figlio della Vergine Maria, che è venuto nel mondo per portare la salvezza. Ed imploriamo la Vergine Madre e i Santi per chiedere a Dio il dono della conversione, per essere degni appunto di vivere la vita cristiana con fedeltà al Vangelo. Disponiamo allora il nostro cuore insieme a quanti pregano con noi attraverso Padre Pio TV per vivere questa Eucaristia, chiedendo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Suscita nella Chiesa, o Padre, il tuo Santo Spirito, che mosse il Vescovo San Josaphat a dare la vita per il suo popolo, perché fortificati dallo stesso Spirito, non esitiamo a donare la nostra vita per i fratelli, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo, ne ha fatto esperienza coloro che lo appartengono. Le armi dei giusti invece sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli storti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé.
li ha assaggiati come oro nel crogiolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Benedirò il Signore in ogni tempo. Gli occhi del Signore sono giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Benedirò il Signore in ogni tempo. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Benedirò il Signore in ogni tempo. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? O non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato una parabola del Vangelo
che Gesù racconta per richiamare i propri interlocutori a riconoscere il posto che essi hanno nel rapporto con Dio e nel rapporto con gli altri. Un posto che giustamente è fondato sulla riconoscenza di quello che siamo, creature di Dio, fratelli tra di noi, dove non è tanto il merito o la pretesa di vantare chissà quali diritti che ci pone in relazione, ma piuttosto la possibilità e la capacità di riconoscerci per quello che siamo, appunto, umile creature, poste nelle mani di Dio, possiamo fare tante cose, ma nello stesso tempo dobbiamo riconoscere anche che tutto è dono della sua grazia. In effetti le parole di Gesù sembrano quasi sminuire forse quelli che possono essere le iniziative, le attività o comunque quello che ci è detto di fare, perché giustamente parlando di servizio Gesù dice che poi in fondo noi non facciamo altro che compiere il nostro dovere. E compiere il proprio dovere significa comunque impegno, significa comunque dedizione, farlo poi con amore. Ecco quante realtà nella nostra vita noi svolgiamo, sia a livello professionale, per quello che è un po' la professione che esercitiamo, ma anche per tutti gli altri servizi che magari mettiamo più gratuitamente, volontariamente, in favore degli altri. Ecco, Gesù ci vuol far capire che il servizio deve essere qualcosa, è quella dimensione che ci deve portare ad essere figli di Dio, e lì siamo tutti uguali, ma anche fratelli tra di noi, e anche lì dobbiamo sempre promuovere la giustizia, la solidarietà, la pace, e tutto quello che facciamo lo dobbiamo fare con impegno, con dedizione, con amore, così come Lui ci ha insegnato, assumendo la nostra condizione di servi. Ecco, ha portato il suo servizio fino in fondo, fino alla morte di croce, donando tutto se stesso. Anzi, è proprio da Cristo che noi dobbiamo apprendere questa lezione di umiltà, laddove giustamente siamo chiamati da Dio a svolgere la nostra vita come vocazione, nella consapevolezza che da Dio abbiamo ricevuto dei doni e dei carismi e li mettiamo al servizio del bene. Cristo infatti si è spogliato di quella che era la sua prerogativa di essere Dio, San Paolo ce lo ricorda nella lettera ai Filippesi, pur essendo Dio non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo. Ecco, è lui il punto di riferimento, il principio ispiratore della nostra vita, per qualsiasi realtà noi viviamo, anzi, più forse abbiamo responsabilità anche di comando, là dobbiamo assumere il ruolo di servitore, perché l'unico padrone Dio, l'unico a cui dobbiamo rendere conto sostanzialmente è Dio, della nostra vita e delle nostre azioni. Ma questo servizio, sappiamo bene, molte volte è difficile. Allora anche la Vergine Maria ci ispira in questo. Lei, che è stata appunto dall'angelo dichiarata piena di grazia, non risponderà con la pretesa di questo dono straordinario che pure Dio gli aveva fatto, ma risponde all'angelo per la missione alla quale Dio la chiamava: ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E proprio la Vergine Maria ci insegna a vivere la vita cristiana in questa prospettiva, con la capacità di riconoscerci servi inutili. Forse abbiamo la pretesa di raggiungere chissà quali traguardi o risultati per un merito che forse vorremmo anche vantare dinanzi a Dio, ma in fondo abbiamo compiuto il nostro dovere. Così come percepivano i santi e vivevano la vita in questa prospettiva. Padre Pio, il Santo Papa Giovanni Paolo II, che in questi giorni ricorderemo in modo particolare proprio per la presenza qui dell'icona della Madonna Lera di Częstochowa che lui tanto venerava e alla quale affidava proprio il suo servizio di pastore della Chiesa Universale, totus tu, come lui stesso ha scritto come motto sul suo sigillo.
per vivere la vita cristiana in questo senso e per svolgere anche quel servizio di essere il Papa, cioè il pastore della Chiesa universale, non con la pretesa di avere chissà quale comando, ma nell'umiltà di svolgere quello stesso servizio che Cristo ha insegnato ai suoi discepoli nell'ultima cena, prima di compiere definitivamente la missione. E oggi ricordiamo anche il santo vescovo e martire Giosafat, che proprio da quelle terre in Ucraina ha svolto il suo ministero in favore di quella comunione, di quella unione tra i cristiani per la quale ha pagato con la vita, ma il suo servizio ha portato certamente i frutti di comunione tra quei cristiani che, animati piuttosto dalle realtà del mondo, magari erano divisi e si combattevano. E lì è proprio in quelle terre e in quei luoghi, nella Chiesa dell'Est, che la Vergine di Częstochowa guarda con amore i suoi figli, li invita alla conversione, li invita ad essere servitore come il figlio suo e a testimoniare la fede cristiana fino in fondo, con l'impegno, con la dedizione, con lo stesso amore, come ha fatto lei. Sia lodato Gesù Cristo. Sulla povertà del nostro servizio non abbiamo dubbi, ma proprio perché abbiamo coscienza di tante nostre carenze ci facciamo mendicanti nei confronti di Dio affinché voglia colmare i nostri vuoti e arricchire la nostra indigenza. Preghiamo insieme e diciamo: confermaci nel tuo amore, Signore. Confermaci nel tuo amore, Signore. Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, perché impariamo a considerare la morte non come la fine di tutto, ma l'ingresso nella vita piena e duratura. Preghiamo. Confermaci nel tuo amore, Signore. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, perché non rimaniamo né turbati né scandalizzati dagli effimeri successi di chi agisce male, ma rimaniamo sereni, sicuri e contenti della protezione e della benevolenza divina. Preghiamo. Confermaci nel tuo amore, Signore. Il vero credente non si concede riposo e non allenta mai il suo impegno, perché sappiamo mantenerci nel servizio di Dio e nella seguenza di Cristo con totalità e continuità. Preghiamo. Confermaci nel tuo amore, Signore. Maria, la donna libera e forte, non ha esitato a proclamarsi la serva del Signore, perché il suo esempio ci stimoli e la sua intercessione ci ottenga una religiosità umile e profonda. Preghiamo. Confermaci nel tuo amore, Signore. Asciughi il Signore ogni lacrima dagli occhi dei nostri cari e di tutti i defunti, e li accolga là dove non c'è più né morte, né lutto, né lamento, né dolore. Preghiamo. Confermaci nel tuo amore, Signore. O Dio, luce pura e rasserenante verità, non permettere che rimaniamo offuscati dalle tenebre della colpa. Dopo le prove della vita terrena, accoglici nella pienezza del tuo amore beatificante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ti dono.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Padre misericordioso, scenda sulle nostre offerte la tua benedizione e ci confermi nella vera fede che San Giosafat testimoniò con il sangue. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. A imitazione di Cristo tuo Figlio, il Santo Martire e Vescovo Giosafat ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, in cieli e la terra sono pieni della tua gloria. O sana nell'alto e nei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. O sana nell'alto e nei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale.
ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ci scambiamo un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Thank you.
Preghiamo. Venga a noi, Signore, da questo sacro convito il tuo spirito di fortezza e di pace, perché a imitazione di San Giosafat doniamo volentieri la nostra vita per l'unità e la santità della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. E rendiamo grazie a Dio.